Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dotac GU, l'Astro Code. Ci troviamo ancora in Rebirth, ovvero il primo volume. Allora, abbiamo una mail da leggere che è da parte di Kun, che dice quella cosa. Ehi, che dici? Siamo finalmente pronti per quella cosa. Ti aspetterò al Chaos Gate di Meccanu, quindi invitami quando sei pronto. Postscriptum, a proposito dell'incidente nella piazza cittadina, potresti non dirlo a Pai? Per favore? Dai, per favore. Ok. Possiamo adesso loggare e andare a fare questo training con Kun. Oh, ci aspetta già. Ma che bravo. You're finally here. Mandy Dal. And let's get going. The area words for our destination are Delta Great Cursed In-Laws. Okay, ci ha dato la parola chiave. What? The old hag's coming too? Well, because there's no guarantee we won't come across any danger. Huh. Qui ripeti l'assicurazione. Beh. You coming? Hurry up and invite me already. Ma ce l'ho l'indirizzo utente di voi? Ah, infatti. Adesso abbiamo il suo indirizzo utente. E c'è la parola chiave. E abbiamo una nuova mail, ma ci pensiamo dopo. Intanto invitiamo loro due al party. Io non mi ricordo se l'ho già detto nel precedente episodio. Party. Però, di fatto, Kun era già presente. Nella prima quadrilogia di Hack non era un personaggio principale. Beh, tecnicamente lo si poteva classificare principale, perché era rilevante fino alla storia. Ma intanto andiamo nell'area e continuiamo a parlarne dopo. Perché ho deciso di darvi almeno un piccolo indizio sulle varie identità precedenti. Kun compare nell'ultimo episodio di Dotac Quarantine che ho fatto. No, nel penultimo. So, let's get this started. Tell me. How the hell do you summon an avatar? You really are a brat, aren't you? Is that how you ask someone to help you? Sempre lamentarti. Your boss is the one who put me in GU. Shouldn't you guys be asking for my help? You damn! How dare you speak of Master Yoda like? Okay, okay, that's enough. Notare dalla prospettiva quello che sembra stia facendo Kun. I know that. Yada already told you, but let's recap. Our characters were originally created by CC Corporation several years ago as part of a project. That's what the Epitaph users are, right? So why does this make our characters so special? That's a CC Corp secret. Non-disclosure agreement? Actually, I don't know the answer to that. What about you, Pi? Anyway, Epitaph users are characters that have the ability to use avatars. To put it roughly, it's kind of like a transformation of your character data in the game. The power of an avatar can be surmised as an alteration of data. Altering data? You mean data drain? Yep, that's one of the abilities an avatar has. Tri-Edge used data drain. To put me back to level one. So, he's an Epitaph user too? But wait, he didn't use an avatar. Then what the hell is he? Man, I'm getting confused. What about a sale? By activating their data-altering abilities, Epitaph users are able to gain powers that far surpass the parameters included in the original game design. But that doesn't mean they can do anything. There are certain restrictions governing Epitaph users as well. Soon, you'll come to understand that. So to summon avatars, I just have to understand those rules? Basically. How? It's right here. Huh? Inside your heart, the player's own feelings and willpower are the origins of avatars. Yeah, right. Epitaph users are still just characters in a game though, right? How does a bunch of binary data get influenced by feelings and will?
Epitaph users' characters are different from normal characters. Different how? We're linked to our characters, not just through our controllers and goggles, but through our hearts as well. Haven't you ever felt something like that, Haseo? When would I have felt that? Wait a minute. What the? Something is starting to... It's growing. Let's hurry up and begin your lesson. Begin? You want to learn how to summon your avatar, don't you? Of course. Then, we'll battle here until you get it. Huh? Battle? Yes. Battles are the quickest way for you to sharpen your consciousness, and that will help you to awaken your avatar. Huh. So basically, you guys don't really know the proper way to do this, do you? You've got us there. For Pi and me, the entire process was more like an accident when we awakened our avatars. But that accident was fate. For now, let's fight this field's boss. Ricapitolando, non c'è un vero modo per sbloccare l'avatar e loro sperano che combattendo prima o poi ci si sblocca da solo. Detto in soldoni. Comunque, Kuna fa tutta una digressione sul fatto che gli avatar user sarebbero i personaggi che posso controllare un avatar. Riesco a colpire le spalle? Sì! Sono collegati ben più che con il pad al personaggio, ma hanno un link ben più profondo. Questi sono Goblin Maghi. Ok. Ranjaki. Cosa più importante è Kun e Pa. In realtà Kun non l'ho spiegato bene, ma ci sono dei motivi se loro hanno gli avatar. Perché sembra proprio che questo personaggio specifico, però il personaggio di Haseo, sia stato creato con l'avatar X, mentre in realtà l'avatar è stato creato e poi l'avatar si è linkato al personaggio di Haseo quando Haseo ha creato il personaggio per un motivo X non spiegato, che però una motivazione c'è ed è anche abbastanza seria. È più difficile capire come l'avatar di Kun si sia legato a Kun, a dire il vero. Perché sì. Qua dovremmo indagare sempre sull'identità passata di Kun, che sto cercando di tergiversarci un pochettino, sapete, per fare quel minimo di mistero. Ok. No, vabbè, siamo sinceri, possiamo dirlo almeno l'identità di qualcuno. Kun era. Cioè, è. Tecnicamente era, ok, posto. Il fidanzato di Mai Minase. L'ho nominata in Quarantine perché le sue vicende sono parallele a quelle del gioco e fanno parte del bonus disc che è Hack Liminality, in cui narravano praticamente parallelamente le indagini di questa ragazza che cerca di capire come il suo fidanzato fosse finito in coma a seguito mentre giocava The World. Io non so perché sto girando così a cavolo, a dire il vero, perché la missione ce l'avremo. Fatto sta che noi vediamo anche questo personaggio nel penultimo episodio, si chiamava Sig, e quel personaggio è colui, cioè il giocatore che aveva Sig, è quello che sta utilizzando adesso, anni dopo, Kun. Cioè è Kun tecnicamente, avete capito, no? Ci siamo capiti. Un po' allo stesso modo come il personaggio di Haseo, cioè noi, se vogliamo chiamarci così, avevamo un'altra identità nell'acqua originale. Però quella è una storia per un altro giorno. E magari la illumineremo più in là. Cioè, senza magari, la illumineremo sicuramente più in là. Allo stato attuale, così su due piani, mi vengono in mente almeno quattro personaggi che abbiamo incontrato già in questo gioco, che di fatto sono nostre vecchie conoscenze della vecchia quadrilogia. E so per certo che aumenteranno. Il gioco l'ho già giocato, ci vuole poco a indovinare queste cose quando le si sa. Non già. Continuiamo a cercare comunque. Tra l'altro ancora non ci hanno detto perché la Sissi. Ok. Cosa sarà bisogno per convocare un avatar? Dannazione, davvero non riesco a capire. Tuttora non ci hanno spiegato perché la Sissi Corp le ha creati questi avatar. Vai. E si colpiscono bene.
Sapete che non mi ricordo qual è la classe di Pai? Ah, sì, mi pare che sia una combattente a mani nude, infatti non ha armi. Ranjaki. Perfetto. Tanto sfruttando Ranjaki così aumento la quantità di esperienza che ottengo a fine battaglia. Questo è buono e giusto. Olè. Dove stiamo adesso? Allora, stavo puntando al... Ok, i Shim Shim mi diverto ugualmente a farmarli. Dicevo, quindi noi tuttora non sappiamo perché la CC Corp ha messo in piedi queste cose che non sembra una cosa molto sensata. In realtà col... animale fortunato? Beh, non fa una piega a livello di logica. Lo colpisce e gli dà dei soldi. Vabbè. Olè. Mettiamo giù queste lucertole. Potrei usare l'awakening qui, però non credo che ne abbiamo il benché minimo bisogno, quindi andiamo avanti così. E non rompiamo più le scatole. Non credo di averne neanche eccessivamente bisogno di... Olè. Forse una curatina, ecco, bravo, grazie Kun. Fair Orb. E... momento. Qui, se non mi ricordo male, ci doveva essere anche un... Esatto, c'è il Mecha Grunty. Oh well, wonder if I have enough chim spheres for it. Vabbè, lo sappiamo, ci dovremmo avere quel che c'è 134. E lui di nuovo riparte. E ovviamente riparte. Sì, l'avete visto quando andrà a finire, no? Lui parte, e poi si schianta di nuovo da qualche altra parte, in un'altra area. Certo, qui la foglia ci ha proprio rovinato. Ok, abbiamo ottenuto un altro drink. Ci ha proprio rovinato la visuale del Mecha Grunty che se ne andava. Ma noi proseguiamo così. Ora, fatto. Io mi faccio prima l'area davanti. Vabbè, ora non c'ho veramente interesse a sconfiggerli tutti. O se li sconfiggo, magari taglio sti fight seminutili. Olè. Combo, cioè combo. Colpito parecchio. Non volevo colpire te, ma fa niente. Ok, ci ho preso una cifra di botte. Ranjaki non me lo toglie nessuno. Olè. Perfetto. Allora. Semplice. E non c'è niente, quindi dobbiamo andare necessariamente dall'altra parte. Solo combattere in fine battaglia mi permetterà di usare questa avatar? Io non credo. Anche perché se non sei riuscito a farlo in tutti i mesi in cui hai giocato, dubito che ammazzare qualche mob ti possa aiutare più di tanto, ma a quanto pare lo so convinto del contrario. Sono più skillati di me, di certo. In questo. Certo, io ho già finito il gioco, però loro sono più skillati. Bene, abbiamo finito praticamente quasi tutto il territorio e non mi sembra che abbiamo ottenuto granché. Infatti, dannazione, non sta accadendo nulla. Cosa sto facendo di sbagliato? Ah, è un boss. Almeno per smuovere un po' il tutto. But how the hell am I supposed to activate the power? Bella domanda. Try to figure that much out for yourself. Keep the image of summoning an avatar in your mind. Okay, the image of summoning an avatar. Summoning an avatar. I'll summon you, avatar. Come on. Come on now. Come on. Come on! E non ce la fa. Beh, almeno ci ha provato. Per il momento pensiamo al boss. Che non ha neanche... Aspetta, ma io ho il... Ho l'avatar, l'awakening. Sì, ok. Fammi riprendere un po'. Ok, mi sono svegliato almeno?
Facendo così dovrei quantomeno sbloccarlo. No, gli altri stanno ancora belli addormentati. Si sono svegliati. E ora faccio l'awakening. Tutti attaccheranno più velocemente e gli faremo molto più male. O almeno spero. Guardate quanto oggi in fretta. Bam. Poraccio. Eh sì, era proprio niente. È stata veramente una passeggiata. Forse siamo troppo forti. Medic Necklace. Haseo, are you doing okay? I said shut up! I'm concentrating. I will summon it, so just shut up and watch. Bello determinato. Però dai, chissà quanto tempo è passato. Haseo, you have reached your limit. Let's call it a day. What's going on? Why won't my avatar appear? Well, bella domanda. Maybe the problem's your lack of talent. What did you say? Even if you are one of the epitaph users, if you, the player, don't know how to use it, well, then it's pointless. Yeah, right. You two just aren't teaching me the right way. Listen, if you guys can't even keep your promise to me, then the deal that I had with GU is off. Che bel team building questo. Idiot. If you can't summon an avatar, then we don't need you to help us now. Brucia. That's enough. Let's just call it a day, all right? All right. Let's head back, okay? Sì, però che rosicata. Mi immagino quanto brucia da Seo. Ah, totale A. E abbiamo sbloccato una parola chiave. Don't worry about it. We don't expect you to awaken that easily. Better luck next time. E lui rosica. Anyway, just rest up for now. When you've got your stamina back, we'll give it another shot and try again. Well, see ya. C'è rimasto male. Frankly, I'm glad that you weren't able to summon your avatar. Kun and I. Now do you understand why we needed two epitaph users to support you? No. It's so we'll have enough power to suppress your avatar in the event it should go out of control or something. Suppress? Yes. If your avatar went berserk, we would not have hesitated to use data drain on you. In order to stop you. Gentili. No matter what effect it may have had on you. Well, that's just cruel. Cool. Is it? Great risk comes with strength that is too powerful. Huh? Neither Kun nor myself can completely control the power of our avatars. Power that has escaped its user's hand will do nothing but destroy. This power really shouldn't even be used at all in the first place. But you... You plan to use that power. Am I wrong? If you had gotten your avatar, you would be thrilled to use it. Even if it was the exact same power that hurt those that are most precious to you. You seem to know me well. Well, of course I do. It comes natural to me, don't you see? You and I are very much alike. Huh? So tu sei senza il fanservice. It would be best if you didn't get involved in these matters anymore. Summoning an avatar won't make you happy. That I know for certain.
You don't want me to get involved, huh? Well, for your information, if I could do that, I wouldn't be in the mess I'm in right now. Allora, il punto è questo. Di fatto gli hanno detto che lei è contenta, intanto esco e leggo la mail, è contenta che lui non sia riuscito a evocare il suo avatar perché teme che lui non sia in grado di controllarlo, visto la sottitudine. In caso l'avatar fosse andato fuori controllo, lei e Kun avevano il ruolo di sopprimerlo, praticamente. Con qualsiasi rischio che poi potesse avere su Aseo. Lei stessa dice che lei e Kun non riescono a controllare al 100%, quindi per uno come Aseo che è una testa calda, eccetera, eccetera, è ancora peggio. Allora, abbiamo una marea di mail, tanto a leggerle in questo episodio e nel prossimo andare più tranquillo. Sempre da P, chi sei tu? Ok. Sono contento? No, sono temo che tu non sei quello che non comprende se stesso. Io non ti sto dicendo di comprendere qualsiasi cosa. Sii solo accorto che ci sono molte cose che tu non potrai conoscere. Non mi importa quello che Master Yata ha detto. Non ti far trasportare troppo. Ora che sei parte del progetto Gio, non ti sarà permesso fare nessuna stupidaggine. Questo non è un gioco per noi. Dovrai seguire le nostre direttive e il modo più veloce per farlo sarà sarà quello di capire quello che tu ritieni essere criptico. E per favore, smetti di prendere le tue emozioni. Cioè di farti guidare le emozioni come un bambino. Ti avviso, ti consiglio di pensare a lungo e duramente e seriamente dei tuoi traguardi, gli interessi e quello che è meglio per te. Allora, possiamo chiedergli se ci sono altre persone oltre a lui che sono... Vabbè, io chiedo ai comatosi. Ok. Kun, Project Gio. Per cosa sta il Project Gio? Gio sta per... in realtà non lo so neanch'io. Non sono veramente un impiegato della CC Corp, sono soltanto un giocatore regolare. Sono più come te che come loro. Ci sono una cifra di cose che non mi hanno detto. E una volta che diventi più abituato al tuo avatar... Ah, per abituarti al tuo avatar non c'è bisogno di fare per fretta. Non è come se io e Pai siamo in grado comunque di utilizzarlo benissimo. A proposito di Pai, questo, immagino tu hai ragione. Ok. Guildmaster, caro Aseo, grazie per la tua regolare, vabbè, di The World. Abbiamo completato il cambio di Guildmaster. Ora la Gilda Canard ha come Guildmaster Aseo. Per prima cosa ti raccomandiamo di andare nella tua città e entrare nella tua guild, nella home della tua Gilda. Da qui, da lì prova a parlare con l'NPC Admin. I Guildmaster sono... autorizzati con... No, beh, autority non so poi... Ai Guildmaster vengono donate determinate... autorità per gestire le gilde. Ricorda sempre che da grandi poteri avrà di responsabilità e anche in The World. Se non sei sicuro di perché hai ricevuto questa mail, ti prego di contattare il supporto clienti. Quanto mi piacciono queste cose. Ok. Guildmaster, huh? Well, I guess I'll go to at home then. Ok. Syllabus. Ti prego, cose veloci. Ho finito di registrare il cambio di Guildmaster. Ti dovrebbe essere arrivata una mail della CC Corp, l'ho già letta, tranquillo. Solo per ricordarti, l'obiettivo di Canard è di aiutare i novizi dandogli supporto. Non ci concentriamo sul livellare, sulla roba. Quello che è veramente importante non può essere espresso con parametri. Per quanto ce ne importa, l'importante è la considerazione. O almeno questo è sempre quello che Kun ci ha detto. No, Gaspard, no. Ok. Congratulazioni.
Facciamo entrambi il nostro meglio e mettiamo Canard, la miglior gilda in giro. Make Canard great again, praticamente. Ah, la nostra gilda non è esclusiva, così puoi... puoi far parte anche di un'altra senza lasciare Canard. Perché hanno paura che me ne vada. Comunque abbiamo anche Pai adesso. Hobby, servire Yata. Preferiti, maestro Yata. Ossessioni, maestro Yata. Vabbè, lo so, sono irresistibile. E con il fatto che il fanservice ambulante di... del Project GU è ossessionata con me, come dargli torto, concludiamo questo video. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito, un commento, piace, una condivisione, sempre gradita. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!